La curva dei contagi è adesso chiaramente in discesa, ma sarebbe un grande errore abbassare la guardia, lo dice il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, mentre Ricciardi dell'Organizzazione Mondiale della Sanità parla di disastro se si riaprisse adesso. Intanto l'INAIL dice che bisogna riorganizzare sia le attività produttive sia i trasporti pubblici. Sentiamo Gerardo D'Amico. La curva ci mostra chiaramente una situazione in decrescita, credo che questo sia un segnale positivo, ma come ci siamo sempre detto, questo segnale positivo non deve farci abbassare la guardia. Siamo a quel punto del crinale che potrebbe portarci a valle, superare l'emergenza del Covid-19 oppure farci mettere un piede in fallo e sarebbe un disastro. I tecnici che studiano gli andamenti epidemiologici non si stancano di ripeterlo, le buone notizie che arrivano dalle rianimazioni che stanno iniziando a respirare e i contagi che si sono stabilizzati al ribasso non devono darci l'impressione che abbiamo vinto. Sarebbe come a Troia, col cavallo lasciato sulla spiaggia, tutti a festeggiare, ma subito dopo la distruzione. È però il momento di pensare a come riaprire gradatamente, con le opportune modalità, le attività economiche. E per farlo abbiamo bisogno di individuare un test sierologico certificato che sia sensibile a questo specifico virus, che dia dei risultati affidabili in tutte le regioni. Ha sottolineato Locatelli, il presidente del Consiglio Superiore di Sanità. Finora abbiamo fatto 850.000 tamponi per trovare il virus. Adesso è la fase di affiancare la ricerca degli anticorpi alla malattia nel sangue. Quelle persone potranno riprendere le attività economiche, ma non tutte. Bisognerà comunque rispettare un distanziamento sociale anche sul lavoro e soprattutto sui mezzi pubblici, ricorda l'INAIL, pena la ripresa dei contagi, ovvero tornare alle chiusure, alle zone rosse. E questo è anche il momento della serietà da parte dei medici, ha sottolineato Locatelli. Basta con gli annunci di teorie sulla trasmissione del virus o su nuove terapie che non hanno riscontro su solide basi scientifiche, sulle evidenze di studi che non possono essere improvvisati. Finché non si trova un vaccino o una vera e propria cura, è dannoso fornire teorie buone solo per un titolo di giornale.